Amici YouTube, Peppino Audace, allora ragazzi, portiamo Lewis Hamilton, quindi ragazzi, ho dovuto togliere Oliver Berman, a malincuore, portiamo Hamilton ragazzi però, portiamo Lewis Hamilton, quindi abbiamo Hamilton e Verstappen, Ora si fa sul e serio? Peppino Audace, questi sono i Solo tre per te piloti se della non carriera, sai come vanno le questioni legali, e no? Lewis ragazzi lo Qui dobbiamo ho portare 30 in pagine Ferrari. piene di paroloni inutili. A ogni modo, che tu ci creda o no, Abbiamo questa ancora non è una l'ultima stagione di faccia Mercedes. entusiasta. Vieni, vieni, ti E mostro cosa poi abbiamo ottenuto. Allora, possiamo pensare alla ci hanno Ferrari con insultato, Lewis. merchandising, diritti d'immagine, bla bla bla, ma la parte Ragazzi, interessante comunque è cosa sono si contento aspettano anche da di te. portare il sette Noi volte campione abbiamo del tutti diritto mondo. alla prova per l'intera Lewis stagione. Hamilton. Dai il meglio di te, domina il tuo partner Pilota di inglese. scuderia, diventa una leggenda. Insomma, lo sai, no? Tutte quelle Provo a cose lì. portare anche Lando Norris. Però ragazzi, preferisco Lewis Hamilton perché così Lewis lo possiamo ancora fare crescere. Pilota ancora valido Lewis Hamilton. Ciao, Royale 94. Andiamo ragazzi con Lewis. Andiamo tutti i gran premi? Devo cercare di muovermi con sia Hamilton che Verstappen. Ragazzi, Mercedes sappiamo già com'è perché con Pepino Audace siamo la Mercedes. Ho detto il prossimo anno Ferrari. Vediamo se Sainz. Bottas. Ok, Leclerc avrà il nuovo compagno che sarà Hamilton il prossimo anno. Eccolo, Verstappen Perez. Norris. Andiamo subito nel Bahrain con Hamilton, ragazzi. Ma con Hamilton possiamo fare molto bene, secondo me. Hamilton, comunque, è un grande pilota. E Russell. Eccolo, Lewis. Russell. Quello più grigio, Lewis più purple, più violet, come si dice in inglese. Allora, ragazzi, andiamo con la prova libera 1. Pepino Audace comunque lo riporteremo in L'abbiamo Mercedes, attesa a anche lungo, lui. ma la nuova stagione è finalmente. Ovviamente, ragazzi, la Mercedes è la macchina in cui mi sono trovato di più a guidarla. La macchina migliore secondo me, anche a livello di prestazione, ragazzi, perché poi con Oliver mi stavo trovando bene. Abbiamo la seconda stagione da fare con Pepino Audace in Mercedes. E poi andiamo a fare Max Verstappen e Lewis Hamilton. Comunque Hamilton, ragazzi, non dobbiamo pretendere tanto in questa stagione da sette volte campione del mondo.
l'ultima sua stagione in Mercedes. E poi ragazzi, vedremo in Ferrari quello che riuscirà a fare col cavallino rampante. Lui è Hamilton. Lui è Leclerc. Vediamo, perché Russell, ragazzi, è un buon pilota, ma tanto Nico Hülkenberg fa il giro veloce con Haas. ...34 Hamilton con Hard. Spostato, ragazzi. Ragazzi, il campione del mondo sette volte, il campione del mondo va abbastanza bene con la Hard. Se avremmo una stagione lunga con Hamilton in Mercedes, ma poi sarà Hamilton in Ferrari, quasi sicuramente Hamilton in Ferrari. Sicuramente Lewis ha uno stile più aggressivo, Hamilton, rispetto a Max Verstappen. ...34 ragazzi, buono il tempo di Lewis Hamilton. Vediamo se ne giriamo o su media o su soft già. Io andrei sulla soft, andare a girare gli ultimi giri. Comunque Ferrari abbastanza forte, Hamilton secondo, Leclerc, Max terzo, comunque primo. Vediamo, ora sono tutti su media, su soft. Magnussen addirittura su soft. Piastri primo, George terzo, sesto, settimo Hamilton. Settimo Hamilton, ragazzi. Vediamo. Allora, ci facciamo l'ultimo giro sulla soft. Comunque, già guidando Mercedes con Pepino Audace. Sappiamo la Mercedes come va. Hamilton ottavo, Russell settimo, Oliver è arrivato bene ragazzi con Oliver. Mercedes qua può andare molto forte. Comunque Hamilton, fumata lì. Proprio il futuro compagno di squadra di Hamilton. Stato
crociata lì assurda. Magnus con As! Li passa entrambi! Hamilton 32! Giro veloce, ragazzi! Giro veloce di Lewis Hamilton! In questo momento si va a prendere il primo posto in P1. Bravo! Qui. Arrivederci! Sentate poi Ferrari a Aston Martin con Lance Stroll! Verstappen decimo, ragazzi, ma Verstappen le prime gare non le riesce a prendere, assurdo. Scandaloso. Allora, prova libera 2, la simuliamo. Andiamo su prova libera 3, o andrei già con Q1, Q2 e Q3. Comunque, ragazzi, Mercedes qua va forte. L'abbiamo visto con Hamilton. Poi ragazzi, magari ci possiamo perdere sugli altri gran premi, ma penso che Hamilton, ragazzi, è abituato oramai all'esperienza, credo anche superiore a Max Verstappen. Pareggio con esperienza, ragazzi, è il... mamma mia, esperienza, ragazzi, assurdo. 97 addirittura, superiore a tutti, ma ovviamente 7 titoli mondiali è come Michael Schumacher, è guaiato Michael Schumacher, credo forse 5-6 Sebastian Vettel. La giornata sta per finire, ma qui il bello deve ancora iniziare. Tra poco i piloti scenderanno in pista per conquistare il miglior tempo e la miglior posizione in griglia per la gara di domani. È il momento di goderci le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Andiamo proprio con le qualifiche con Lewis Hamilton. In Ferrari, ragazzi, io penso che Hamilton possa fare... ma l'ha detto lui stesso. Ovviamente in Mercedes non ha più stimoli per poter vincere. Attaccato in Ferrari, Hamilton possa provare. Poi ragazzi, è stato il più veloce nel P1, secondo nel Q2 e nel P2. Primo nel P3, quindi è un Hamilton che va veloce in tutto il weekend. Ovviamente Verstappen in qualifica più forte. I tempi da qualifica, ragazzi, non sono paragonati ai tempi da P1. Qua va lungo. Qua va lungo Lewis. Su Noda 33. Fernando 32.
08 Hamilton. Sono il 32. Mamma mia, Aston Martin va velocissimo. 31 Max. 31. Hamilton è il più veloce in pista, anche più veloce di Max Verstappen. Ragazzi, comunque si riapre la lotta Max Verstappen Hamilton. Russell sesto, buono. Due Mercedes vanno nettamente più forti. Ottavo Russell, Hamilton primo. Siamo al Q2, ragazzi, veloci. Poi abbiamo la gara estremamente più ragazzi, secondo me Lewis può fare pole, tornare a fare pole. Lewis Hamilton è stato il più veloce nel essere tornato in forma. Lewis vinciamo l'ultimo titolo mondiale in Mercedes, sarebbe perfetto. Magnussen, no, credo che comunque Hamilton possa vincere, ragazzi. Clark 31, giro veloce. Adesso anche Ferrari si fa vedere. Già Mercedes 30 Hamilton, ragazzi, va veramente forte sotto il mulino del 30. Ma Hamilton, ragazzi, non credo abbia rivali, Max secondo, Charles, Norris, Russell quinto, George Russell, e passa nel Q2 Mercedes con entrambi i piloti, direi, competitivi. George quinto. Abbiamo Lewis. Abbiamo comunque, secondo me, è pole position per Lewis Hamilton, ragazzi. Mercedes velocissimo,
Vediamo se riesco a portarmi a gara. Piastri 32. Tredici, quattordici, quindici, sedici. Stiamo a finire nella Q3. Sainz. Trenta, ragazzi. Vabbè, ma qua Hamilton va veramente su tempi fuori dal normale. È tornato Lewis Hamilton, ragazzi. È tornato Lewis Hamilton. Una bestia, Fernando secondo. No, non ci credo, Verstappen quinto. Ottavo Russell. E allora, ragazzi, la vecchia guardia. Fernando terzo, due inglesi davanti. La gara. Vi aspettiamo tutti Max quinto. Per assistere al Gran Premio di domani. Max quinto. In questo momento Lewis Hamilton si mette come miglior pilota del weekend. Sicuramente, ragazzi, il Bahrain lo vince senza problemi. Ragazzi, facciamo il secondo episodio con Hamilton con tutta la gara completa e vado a chiudere il primo episodio. Seguite anche la carriera Lewis Hamilton.